Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del file audio della prima parte del confronto tra i collaboratori di giustizia Giovanni Brusca e Baldassare Di Maggio, detto Balduccio. La registrazione audio riguarda l'udienza del processo per l'omicidio del giudice Rocco Chinnici, che si è tenuta a Roma sabato 13 novembre del 1999. Come detto, di fronte ci sono Giovanni Brusca e Balduccio Di Maggio. Giovanni Brusca, nato a San Giuseppe Jato il 2 febbraio del 1957, è un ex membro di rilievo di Cosa Nostra. Era il capo del mandamento di San Giuseppe Jato ed esponente di spicco del cartello dei Corleonesi. Brusca è stato condannato per oltre un centinaio di omicidi, tra cui quello tristemente celebre del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo, strangolato e poi sciolto nell'acido, e l'omicidio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti di scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Brusca ricoprì un ruolo fondamentale nella strage di Capaci, in quanto fu l'uomo che spinse il tasto del radiocomando a distanza, che fece esplodere il tritolo piazzato in un canale di scolo sotto l'autostrada. Quindi è da ritenersi l'esecutore materiale. Anche Balduccio Di Maggio nasce a San Giuseppe Jato il 19 novembre del 1954. Di Maggio fu arrestato l'8 gennaio del 1993 a Borgo Manero, in provincia di Novara. Ammise immediatamente di essere un uomo d'onore e rivelò al generale dei carabinieri, Francesco Delfino, importanti informazioni utili alla cattura di Salvatore Riina. Di Maggio era il tipo d'uomo d'onore che acquistò peso grazie all'ascesa dei Corleonesi, ma si disilluse in seguito all'eccessiva ferocia della famiglia di Riina. Dopo aver deciso di diventare un collaboratore di giustizia, Di Maggio fu portato subito a Palermo e nel corso di una notte gli furono esibiti filmati dei servizi di osservazione svolto dai ROS del generale Mario Mori nei mesi e nei giorni precedenti, sino a quando non riconobbe nella donna che usciva dal cancello di via Bernini Antonietta Bagarella, moglie del boss. Il giorno successivo accompagnò sul posto la squadra speciale dei carabinieri, i ROS, che individuò Riina arrestandolo. Grazie alle rivelazioni di Balduccio Di Maggio, Riina fu arrestato il 15 gennaio del 1993. Alcuni, incluso Giovanni Brusca, ammisero che Di Maggio era uno specchietto per coprire il tradimento di Bernardo Provenzano, strettissimo collaboratore di Riina. Allora, mi raccomando amici, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella, in questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video. Mettete like ai video e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio. Comunico alle persone che devono essere sottoposte al confronto che la Corte ha ritenuto di procedere a quest'atto istruttorio secondo il codice di rito, perché nel corso delle rispettive deposizioni sono stati rilevati dei contrasti su fatti e circostanze che la Corte ha ritenuto probatoriamente rilevanti ai fini della decisione nel processo che ha per oggetto la strage di via Pipitone Federico. Siccome l'uno riveste la posizione di imputato, lei mi pare e mi dia conferma, credo che sia indagato dello stesso reato per il quale si procede, sì. Non è ancora stato né rinviato a giudizio né vi è una richiesta di rinvio a giudizio, no. È indagato, sì. Indagato per la strage per la quale procediamo, quindi avete facoltà di non rispondere. Quindi desidero sapere innanzitutto se c'è rispondere. La vostra disponibilità di sottoporvi a questo atto istruttorio. Allora, entrambi, avvertiti dalla facoltà di non rispondere, dichiarano che intendono sottoporsi al confronto disposto dalla Corte. Allora, io ritengo di procedere con un certo ordine per evitare di mettere, come si suol dire, troppa carne al fuoco e quindi di seguire
un certo sviluppo anche logico. Vi informerò di volta in volta delle circostanze, degli elementi sui quali la Corte ha registrato un contrasto che merita di essere chiarito. Innanzitutto desideravo ricordare che in ordine alle ragioni che peraltro sulle quali vi trovate sostanzialmente d'accordo, cioè sul fatto che ad un certo punto i vostri rapporti si sono incrinati, mentre il Brusca ha sostenuto che vi sarebbero delle ragioni connesse anche con una relazione extraconiugale che avrebbe un po' incrinato i vostri rapporti, il Di Maggio invece sostiene che vi sarebbero state delle gelosie che quindi alla fine determinarono appunto un raffreddamento dei vostri rapporti. Ecco, io desidero sapere innanzitutto se confermate quanto dichiarato in ordine alle ragioni e alla genesi di questi contrasti e se vi sono delle contestazioni che ritenete di muovervi reciprocamente. Io sul punto è uno dei motivi di cui io contestavo a Di Maggio e sul punto posso ancora ampliare. Prego. A me mi dispiace toccare un argomento che è personale. Scusa un attimo, dipende dalla dignità di un uomo, se vuole toccare argomenti personali. No, deve parlare un po' più forte, per favore. Dipende dalla dignità di una persona. Ma dignità, siccome... per dignità poi uno dipende cosa intende per dignità. Ci sono tanti tipi di dignità e tanti tipi di affrontare l'argomento. Signor Presidente, mi scusi da Spoleto. Mi dica. Non riusciamo a sentire niente. Sentiamo solo la sua voce. Presidente, forse parlano troppo piano. Dovrebbero aumentare... Signor Presidente, anche qui da Roma non sento nulla. Presidente, mi comunica anche che a Parma non sentono nulla. Ma non credo che possa dipendere dal fatto che parlano a bassa voce, probabilmente ci sono delle ragioni tecniche, vediamo un po' se riusciamo a risolverle. Dunque. Signor Presidente, faccio presente anche da Roma, non si sente nulla. Ma mi sentite? Sentite la mia voce? Sento solo la sua voce, sì, signor Presidente, ma la voce di testa no. Signor Presidente, qui è da Parma, anche qua non si sente nulla, solo la sua voce. Allora, vogliamo riprovare, parlando un po' più forte? Posso alzare la voce? No, questo qua. Siamo? Sì, prego. Dunque, dicevo, ognuno di noi per dignità, dipende cosa intende per dignità, cosa, come la definisce, sotto quale punto di vista lo affronta. Prima che tu avessi, cioè, la tua scelta di metterti con la tua moglie, questa Elisa non aveva avuto rapporto con me? Elisa, non hai avuto un rapporto con me? No, non esiste completamente il rapporto con te perché tu hai dichiarato che mi hai fatto sempre d'appoggio. In sostanza, d'appoggio con un rapporto... Io aspetto, io non ho dichiarato di aver fatto d'appoggio. C'è stato che quando io sono tornato... Signor Presidente, Davide Ormo. Com'è la ricezione dell'audio nelle sedi collegate? Signor Presidente da Viterbo, si sente solamente un test, quell'altro non si sente. Lo stesso da Spoleto, signor Presidente. Scusate, signor Presidente, roba, anche da Parma. Sì, la stessa roba anche da Parma. Sì, sì, vado a parlare più forte. Vabbè. Evitate soprattutto di accavallare le vostre cose. Sì. Io non ho dichiarato che mi facevi d'appoggio. Io forse non so. Scusa un attimo. L'hai dichiarato tu che mi facevi come siciliano
e qua penso che ci capiscono, dal ruffiano. Questo tu hai dichiarato. Signor Presidente, io... Scusi Di Maggio, non è in questi termini, forse è opportuno che io richiami le dichiarazioni di Brusca. Brusca ma non ha dichiarato questo. Brusca ha dichiarato sostanzialmente che lei aveva una relazione extraconiugale con una donna che mi pare di ricordare si chiamasse Elisa. Scavisci. Ecco, questa ragazza, questa signora, pare che avesse avuto, secondo Brusca, un flirt, come si dice, con lo stesso Brusca. E lei avrebbe continuato per incontrare questa ragazza, avrebbe speso il nome di Brusca per agevolare, per rendere più possibile gli incontri con questa ragazza, spendendo il suo nome, cito testualmente, dicendo al padre e ai familiari, a chi che sia, che lei per poter uscire, avere la copertura, venire a trovare me. Queste sono le sue testuali parole. Poi vi è stato anche un altro riferimento alla questione relativa a piccoli appalti, uso sempre un'espressione di Brusca, di cui si sarebbe occupato lei. Quindi le ragioni del contrasto, secondo la versione del Brusca, sarebbero da ricollegare con questo comportamento che lei avrebbe adottato e che suscitò la reazione del Brusca, il quale ha sempre sul punto detto che si era guardato il bene dall'accusare dal denunciare questo suo comportamento che violava un po' le regole di Cosa Nostra a Salvatore Riina, ma che sostanzialmente l'avete chiarita personalmente e avrebbe detto la finisci o te la faccio finire. Queste sono le parole del Brusca. Lei ha detto che non era lei che andava ad informare eventualmente i vertici dell'organizzazione, ma erano eventualmente altre persone, perché la voce cominciava a circolare e quindi era stata risaputa. Questa è in sintesi la ragione che ha prospettato il Brusca, mentre lei sostiene che vi erano state delle invidie, delle gelosie e che all'esterno la giustificazione ufficiale era quella secondo la quale si sarebbe impossessato di denaro della famiglia di miliardi proveniente dall'appalti, ma sostanzialmente la vera ragione secondo il Brusca sarebbe da ricercare in quello che le ho detto. Lei aveva da aggiungere qualcosa sul punto? Sul punto, siccome lui dice di no, io gli posso portare altre prove testimoniali, documentali, dove si parla di questo rapporto mio con la Scalici, ma non che io gli facevo da ruffiano, lui aveva la sua scelta, la sua vita, l'ha continuato, scelta sua. Io nel punto, siccome il Scalici suocero, che mi puoi dire che non è un po' chiacchierone? Sì. Oh. Andava in giro dicendo che io ero il fidanzato di sua figlia. Questo non è vero. Questi sono discorsi che io non scendo. Ma io non posso scendere ai discorsi che fai tu. Presidente da Viterbo. E mi deve scusare. Scusate un attimo, proviamo a sostituire questo microfono. Scusa. Certo che oggi la giornata si prospetta... Scusate, signor Presidente, da Parma. Di Maggio non si sente. Sì, stiamo cercando di sostituire il microfono. Mi dovete mettere un po' quando guardo meglio in pausa. È meglio che le volte. Un pochettino così. Oh, ok, grazie. Possiamo così? Proviamo. E allora... L'unica cosa che ti rimprovero a livello personale, che poi erano dei motivi per quanto riguarda Cosa Nostra, che tutti lo sappiamo e tu avevi questo rapporto extraconugale, e ti dicevo finiscila, ma per un fatto di Cosa Nostra, quindi lo sappiamo tutti che avevi questo rapporto con... Tu solo lo sapevi. Io solo? Sì. Allora, signor Presidente, sul punto, siccome io sono, io come lui e come tanti altri, a processo Agrigento Pro 61, avendomi comunicato molti motivi di appelli, tra i quali c'è un motivo d'appello di mio cugino Brusca Calogero, so che oggi è pure collaborante di giustizia,
che dichiara quasi le mie stesse cose, anche se in maniera diversa, e a testimone addirittura c'è il padre. Sul punto posso chiamare a citare Figarotta Cirogino, che io nel 1982 mi trovavo in America, e quando io le ho dato la possibilità, signor Di Maggio, di avere questo rapporto con la sua attuale moglie, mi hanno telefonato in America per Natale, dicendomi che tutto era andato a posto, non voglio scendere nei particolari. Voglio chiamare Scamardo Salvatore, voglio chiamare Luigi Saputo, quello che mi ha detto che il suocero andava in giro dicendo che io ero il fidanzato della figlia, a me non mi stava bene. Voglio chiamare Giuseppe D'Accorso, comodoro della famiglia di Piana degli Albanesi, dicendo che io andavo in giro a dire che io ero il figlio cioè il fidanzato di sua figlia. A quel punto, io quando girano queste voci, io avevo un rapporto con Silvana Badalamenti, omonima del Badalamenti, a cui gli ho detto: oh, Baldo, fammi la cortesia, se io ti dico di finirla, se tu vuoi continuare, continua, però a me non mi mettere più in mezzo, perché lei per uscire di casa diceva che veniva a trovare me, e questo è uno dei motivi. Ora posso elencare ancora altre persone. Ma tu puoi elencare tutte le vabbè, persone. Se tu non vuoi cercare come altre cose, ma mi tu dispiace. Puoi elencare posso tutte fare le persone io. Che vuoi. Io ti ho detto, come dignità d'uomo, non scendo a certe bassezze, e tu lo sai. E non tocco argomenti. Presidente, ma io non sto dicendo, io voglio. Non tocco argomenti. Cioè abbiamo sempre gli stessi. Non si sente la voce dell'altro collaboratore. Dite la voce di Di Maggio o quella di Brusca? Di Maggio. Quello di Di Maggio. Sì, ma sembra tipo. Vogliamo sì, provare sì. Con questo? Se possiamo dire, no? Signor Di Maggio, lei riesce a parlare più forte? Può tenerlo in mano il microfono se le viene più facile? No, no, perché ci sta. C'è il braccio che. Vabbè, se parlo un po' più veda forte, di parlare. A me mi dispiace parlare più forte, perché di solito parlo. E lo so, ma solo che non sentono, quindi. E allora stavo dicendo, principalmente come dignità d'uomo, e penso come uomo, diciamo, come figura, ti ho stima, perché ho un buon ricordo dal ragazzo e i tuoi confronti, ma quello che hai all'interno, la tua stoltezza, quella no. Non la stimo. Perché non la stimo? Perché tu sei Roma. Pistoleto. Non sentiamo l'audio per niente del testo. Signor Presidente, anche da Parma la stessa cosa. Signora, diamo atto che l'udienza riprende alle 11.20. Allora, ritornando al discorso relativo alla genesi dei vostri dissidi, se vogliamo riprendere il discorso, non so, credo che stava parlando lei, signor Di Maggio. Sì, il discorso. Il discorso principalmente è questo. Sì. Che lui deve venire ai discorsi più concreti. Lui non può scendere a queste bassezze, perché io non voglio scendere alle bassezze tue, perché queste sono bassezze.
e tu vuoi cercare un appiglio in questi discorsi, e allora il discorso principalmente è: quando tuo padre e la volontà di Rina mi hanno dato il mandamento in mano, dopo il tuo rientro da Linosa, dal confine, e tuo padre era agli arresti domiciliari, siete andate da Rina a lamentarvi che io non mi facevo sapere più notizie del mandamento e della famiglia. E io sono stato chiamato da Rina dicendo: vacci a trovare il mio compare, digli qualcosa della famiglia di San Giuseppe Ato, tranne le cose fuori mandamento, perché in quel periodo, subito dopo, sei venuto tu e mi hai detto: da questo momento in poi il paese e il mandamento è nelle mani di mio padre. Però per quanto riguarda fuori, ne risponde tu, Corrina. Questi sono i discorsi principali. Principalmente perché sei andato dagli impresari a chiedere se io gli forzavo da fargli uscire soldi, forzandoli. Siete andati a domandare a Rizzo se io gli ho obbligato a farmi montare l'aria condizionata sulla Jeep. Ora i discorsi sono questi, quelli concreti. Non scendere a queste cose, non mi fare scendere altre cose che non voglio, non è giusto scendere a certi discorsi. Finito? Ho finito. Fino a qua, a questo momento. Signor Presidente, io credo di non scendere nessuna bassezza, sto raccontando fatti. Che mi dispiace che tu non accetti, io non gli sto dicendo che chissà quale fatto strano, sto dicendo che adoperava, tuo socio raccontava questi fatti in giro, io non gli sto dicendo chissà che cosa, puoi prendere qualsiasi tipo di argomento perché non mi fa né caldo e né freddo. Lo so. Due, dimmi una cosa, una volta incidentalmente, aspetta, sei andato a ritirare una macchina con Rizzo da Angelosino all'autoteam, un F1? Io no. Signor Presidente, possiamo continuare di qua domani mattina, Di Maggio come al solito, per confermare una cosa deve accettare il fatto. È successo, vediamo se ti riesci a ricordare. Un giorno sei andato a ritirare una Fiat 1 con Rizzo Giuseppe, che ha comprato all'autoteam. Assieme a te c'era la bambina, la figlia. E incidentalmente ti sei incontrato con Salvatore Rina e Biondino Salvatore. È vero questo o no? Non esiste. Signor Presidente, a un certo punto Salvatore Rina mi dice: digli a tuo compare che la finisce. Io mi incontro con Luci Cubaldo: ma che è successo? E lui mi dice: ma guarda che siamo andati a ritirare questa macchina, una Fiat 1, e dice: accanto a me c'era la figlia di Rizzo. Dopodiché mi incontro con Salvatore Rina, che ci dice: tu guardi che non era la donna che lui è, l'attuale sua moglie, perché le caratteristiche a distanza possono essere simili, ma bensì era la figlia di Rizzo che si è andata a ritirare quella macchina e la bambina, essendo una macchina nuova, si è voluta mettere accanto a lui. C'è qualcosa di strano in questo? Ma se lo dici tu, io a me vedete, non mi risulta. Vedete se Rizzo Giuseppe avete una Fiat 1, se il 1989-90 ha comprato questa macchina, che dobbiamo essere a questa data quando già io avevo preso il suo posto di Rizzo Giuseppe, o al, non so se è intestato alla società, che dovrebbe essere come ditta o come persona. Rizzo, come ditta o come persona, comunque si tratta di una Fiat 1 che sono andato a ritirare all'autoteam di Angelosino. Ma scusa, il rapporto con Angelosino non ce l'avevi tu? Ma io sto dicendo che era un rapporto, qua sto dicendo, siete andati a comprare... Ma scusa un attimo, scusa. Signor Presidente, ma perché dicevo una cosa con un'altra? Sì. Il rapporto ce l'avevi tu direttamente con Angelosino, da vendere o svendere le macchine. Non era una competenza mia. Ma che c'entra qua di svendere? Mi deve scusare. E allora, cerca i punti più giustificati. I punti più giustificati quali sono? Tu a me mi coinvolgi in questo processo, nella strage di Chinnici. Come mi coinvolgi in questa storia? Questo è il punto.
vi avevo sollecitato a reciproche contestazioni, innanzitutto andando per gradi con specifico riferimento alla ragione dei vostri contrasti. Quindi lei sostanzialmente continua a negare che vi siano delle ragioni di carattere strettamente personale, cioè il fatto che lei spendesse il nome di Brusca per agevolare o favorire gli incontri con questa donna? No, no, completamente. Il discorso principale, mi deve scusare, signor Presidente, è siccome da generazione vivono di invidia, e in quel periodo che io reggevo il mandamento e non dando più soddisfazione alla famiglia Brusca, perché la famiglia Brusca era un simbolo a San Giuseppe Ato, e allora questa cosa gli è fatto troppo male, al punto di andare a lamentare con Rina. E là sono iniziati i disguidi, mettendo la mia moglie attuale della famiglia. No, non è giusto. Perché nella famiglia hanno detto pure, da Giovanni Genovese e da Mariuccio Brusca, hanno detto: ma perché lui così ce le fa sapere da solo? Perché non riunisci la famiglia e vediamo Barduccio come si è fregato i soldi? Questo hanno Signor detto. Signor Presidente, io ho accusato di immagine in quest'aula che si aveva preso soldi? Ma io ti sto dicendo i motivi quali sono. Il nostro contrasto dove è nato? Signor Presidente, io ho detto che Di Maggio si è rubato soldi. Io non ho accusato mai Di Maggio, se poi gli altri, tue altre notizie, giusto, sbagliato, distorte, questa non è competenza. Volevo chiederle un'altra cosa, signor Di Maggio, ma queste lamentele della famiglia Brusca relativa al fatto che lei non riferiva le vicende del mandamento erano fondate o no? Sì, sì. Perché Rina a me mi ha chiamato su questo discorso dicendo che quando una persona ha i contatti diretti con Rina o delle cose che sono per dire personale, nel senso di dire una confidenza personale, e non si può mettere a dirla a chiunque o a riferirla a chiunque. Se io ho un impegno, che Rina mi dà un incarico, non mi posso andare né da lui né da suo padre a dire questo c'è o quello che non c'è. Poi ne rispondo io domani. Ma voglio dire, durante la reggenza del mandamento, lei effettivamente assunse nei confronti di Brusca durante la situazione di arresti domiciliari, assunse questo atteggiamento di non metterlo al corrente delle vicende che riguardavano il mandamento? Cioè, erano fondate queste lamentele di cui lei ci sta parlando? Sì, perché mica io ci potevo andare tutti i giorni da suo padre. Una volta che era reso domiciliare, ci andavo una volta ogni tanto. E a livello del discorso del mandamento gliele facevo sapere, però quella era una scusa. Quella era una scusa bella e buona, perché? Perché tutte le gente fuori il mandamento mi venivano a trovare, a Balduccio, e quando ti fermavano la gente come un suo settimo di Monreale o altre persone e ti dicevano Balduccio dov'è, che dovevano parlare con me, a te il muso diventava tanto, perché vivete di invidia nella vostra razza. Questo è il punto. Vabbè, se questo vivevo di invidia o non vivevo di invidia, non fatto processuale, quindi non interessa a nessuno. Signor Presidente, quando riguarda le accuse che Di Maggio, quello che a me mi risulta, non è stato mai additato che lui si rubava soldi. Uno. Però un fatto è certo, che lui c'è stato un periodo che faceva da reggente e faceva da passo, che quasi si metteva i soldi in mano lui nella maniera più categorica. E c'è stato a manco di 10-20 milioni che non sono arrivati alla famiglia di Trapani. Angelosino dice, avendo avuto contatto con Marcio Ciccio, dice: ma io li ho consegnati, i soldi li aveva lui, e questi soldi si sono persi per strada, sono arrivati, questo non lo so. No, no, scusa, non è così la storia. La storia è che Modesto stava facendo un lavoro a Ogaggio. La Spoleto, non si sente l'audio? Non sentite nulla o non sentite uno dei due collaboratori? No, non si sente niente, adesso solo la sua voce.
Vogliamo riprovare o no? Vogliamo riprovare? Dunque, possiamo riprendere. E allora, il discorso che stanno facendo sul lavoro è l'impresa Modesto a Gaggio, nella zona nostra, diciamo, nella zona della famiglia di San Ciperrello. Ha fatto questi lavori, un giorno passa Modesto, mi lascia 20 milioni, subito dopo arriva lui, aveva bisogno di soldi perché aveva impegni con l'impianto della Reto Michies e doveva pagare alcune tratte. E allora, non da mano mia, siccome questi soldi io l'avevo lasciato dentro l'ufficetto e gliel'avevo dato a Vincenzo Arato, e io ho detto, fammi la gentilezza, dagli questi soldi a Giovanni. Li è andato a prendere lui, te le sei prese e te le sei messe qua. E ha alzato la maglietta e te le sei messe qua sotto. E là è nato il discorso, che tuo padre mi ha mandato a chiamare i 20 milioni, i 20 milioni gli ho detto, l'ho prestato a Giovanni, i 20 milioni, e ce l'ha lui, che mi ha detto che poi me le fa avere, però ce l'ha lui i 20 milioni. Non contento, tuo padre mi ha detto, i 20 milioni, tu ne sei responsabile e tu li esci, va bene. E io avevo preso i 20 milioni per dargli a tuo fratello Manuele. Tuo fratello Manuele mi ha detto, per il momento non me li dare, che provvede mio padre, poi se ne parla, questa è storia. Questo è stato il discorso dei 20 milioni. Questo che raccontate è un altro, però mi fa piacere che hai raccontato questo particolare, perché proprio da quando a questa corte, domandando su Modesto se lo conoscevi o se non lo conoscevi, sì, hai dichiarato che lo conoscevi così, ogni tanto mi veniva a trovare, ma a quanto pare il rapporto è più intenso di quello che hai questi dichiarato. Questi erano i rapporti con Modesto. Il rapporto con Modesto, però già c'è un passo più avanti di quello che tu hai dichiarato, nel senso che no, sempre questo così. Ho dichiarato io. E io non ho detto che con Modesto andavo a fare sai che cosa. Signor Presidente, con Modesto il rapporto passava di là dell'officina, per quello che ho dichiarato sempre io, passava dell'officina, o per lavori, e ho detto pure, ho dichiarato pure che con Modesto c'erano i lavori di alto e medio bellice, che Modesto ne era pure gestiva con Giovanni Grizzaffi. Gestiva con Giovanni Grizzaffi questi lavori. E questo e io tu lo sapevi? L'ho dichiarato. Come lo sapevi? L'ho dichiarato. Giovanni Grizzaffi all'officina non ci è venuto mai all'officina tua? Giovanni Grizzaffi all'officina tua non ci è venuto mai? Perciò? E perché hai dichiarato in questa aula no? Davanti a questa ma dove? A chi l'ho dichiarato? In questa corte. Ma quando? Quando sei stato chiamato a deporre su questo punto? No. Signor Presidente, c'è un verbale che io ho riletto e Di Maggio Baldassare ha dichiarato che lui all'officina non ha mai visto Giovanni Grizzaffi. A me non mi risulta, per me è una cosa nuova. Vabbè, sarà stato un lapsus. Comunque, ascoltami. Io vorrei, parlando di dignità o parlando di questo, parlando di quell'altro, vorrei che tu faressi uno sforzo di memoria, che poi alla fine ogni volta che ti vengono contestate cose mie, poi alla fine o per vari motivi sei costretto ad ammetterle. Ora io, per evitare polemiche, evitare scontri tra me e te, tirare in ballo altre cose, cioè cerca di ricordarti se io non ho motivo di tirarti in ballo in questo problema. Fermati, dimmi una cosa, noi abbiamo fatto un quadruplice omicidio, ti ricordi quello di Sario Riccobono? Sarò ricco buono, mica sì. Lizzi. Sei stato tu a dichiarlo, giusto? Sì, sì. Ti ricordi io quel giorno cosa ho fatto? Quel giorno io cosa ho fatto? Quel giorno che hai fatto? Non lo so, eri là, presente. Ti ricordi, l'hai dichiarato, quindi lo posso dire. Io sono andato a telefonare. Mi sembra di sì. L'hai dichiarato tu e poi l'ho confermato. Sì, mi sembra. Sono andato a telefonare ad Antonino Madonia da Gammicchia affinché lui poi commettesse altri omicidi a Palermo, cioè lui e tutta la sua squadra. Ti ricordi o no? Aspetta, ma tu a me mi hai detto il motivo perché dovevi andare a telefonare? No, non te l'ho detto, perché, allora. Ma infatti però l'hai dichiarato questo particolare che sono andato a telefonare? Sì. Oh.
Quindi, cioè, alla fine, a forza di dalla cadalla, cioè, poi tu sei costretto ad ammettere i fatti. Dipende, sei Vabbè, costretto in che cosa? Mica posso dire tutto signor quello che dici Presidente, tu, io questo è il discorso. sul punto del primo contrasto posso continuare a dichiarare altri fatti, però se non se lo ricordo o non lo vuole accettare, questo non posso fare altro. Però un'altra cosa, signor Brusca, lei sempre con riferimento alla data in cui si era verificata questa rottura definitiva, rispondendo ad una specifica domanda del pubblico ministero, a foglio 34 della trascrizione del verbale del 1 marzo 99, ha fatto anche riferimento, ma vorrei che lei mi esplicitasse meglio il suo pensiero perché non è molto chiaro. Lei ha fatto anche riferimento al periodo in cui suo padre era agli arresti domiciliari e ha parlato del fatto che il Di Maggio pare che si interessasse di piccoli appalti. Lei ha usato un'espressione un po' poco chiara, cose che a San Giuseppe Jato noi non eravamo mai interessati, cioè roba di Signor artigiani, non Presidente, da eravamo. Spoletto non sente l'audio. Neanche la mia voce, sentite? Sì, adesso sì. Quindi le dicevo, lei ha fatto riferimento a questi piccoli appalti e al fatto che si trattava di roba di artigiani, che voi non eravate interessati perché lasciavamo spazio sempre un po' a tutti. Il discorso poi è rimasto così non molto sviluppato. Poi lei ha parlato di vicende che riguardano i Rimi di Alcamo, poi su questo ci torneremo. Innanzitutto, se mi puoi esplicitare meglio questo discorso dei piccoli appalti che è da correlare alle ragioni del vostro contrasto e poi sentiremo sul punto anche Di Maggio cosa ha da dire. E allora, io non ho mai accusato Di Maggio che si prendeva soldi o estorsiva soldi per questi lavori. Io ho dichiarato che in quel momento Di Maggio si interessava per favorire, non favorire che dettava, tra virgolette, legge, che ci andavano molte persone di San Giuseppe Jato a chiedergli una cortesia per dire questo lavoro c'è, me lo prendo io, quest'altro me lo prendo io. Cioè, come si diceva, dirigeva un po' quei lavori che a San Giuseppe Jato c'erano. Questi fatti prima non erano mai successi. Questo fatto lo mettevano in cattiva luce all'opinione pubblica, cioè era in bocca di tutti e di tutto. Essi ci diceva finiscila, allontana questo tipo di persone. E siccome molte persone ci andavano, lui pur di accontentarli o perché gli portavano la cassetta di pesce, perché gli facevano qualche altra cosa, cioè continuava questa attività. Questi fatti arrivavano a mio padre in maniera distorta. Ti ricordi che accusavo il mio cugino Bruscavito e gli dico, sa che cosa gli vanno a raccontare? È vero o no? No, no. Va bene, signor Presidente, cosa può? Genere di appalti si trattava? Era a parte di 70, 80 milioni, 100 milioni, cioè Da erano appalti pubblici appalti pubblici a livello del comunale, comune? del comune di San Giuseppe Jato. Non è che lui prendeva il pizzo e imponeva. Mai mischiati. Mio padre, siccome quando lui gestiva il paese, questi fatti non li ha mai tenuti in considerazione. Quindi gli arrivavano queste notizie all'orecchio e mi dice: Ciccio, a tuo compare che la finisce. Pure mio padre che mi dice: tuo compare si sta facendo la villa grande a Ginestra, si sta facendo di qua, si sta facendo di là. E io sempre a giustificarlo, lui lo sa benissimo, a giustificarlo dicendo che guarda, si sta facendo una villa con l'aiuto un po' di tutti. L'aiuto di tutti, non stava spendendo né miliardi né questo né quell'altro. Il cemento lo hai pagato Di Maggio. No. L'hai pagato? No. Oh. Aiuti di mezzi meccanici di Rizzo, del tuo socio attuale, di tante te ne hanno dato aiuto? Sì, abbastanza. Hai speso miliardi? No. Oh. Signor Signor Presidente, io ho Presidente, giusto. Spoletto. Sì, mi dica. Non sente. Adesso è ritornato l'audio, lo sente benissimo, grazie. Lei cosa ha da dire in ordine a questo riferimento che il Brusca ha Volevo completare, signor fatto? Presidente, Sì, volevo lei. completare. Cioè io, agli occhi di mio padre, per le accuse che gli ricevevano non i giovani genovesi, tutti questi, giovani genovesi, Mariuccio Brusca, Vito Brusca, tutti questi, lo accusavano. E io sempre a giustificarlo. E io sono entrato in contrasto con mio padre. Perché io sapevo la realtà di Ginestra e quindi non avevo bisogno di nessuno. Però se una volta mio padre, che era il capomandamento, anche se aveva deliberato lui come reggente, era sempre il capomandamento perché nessuno gli può togliere la delega, mi dice tu devi fare questo e devi fare quest'altro. Ho andato punto, signor Presidente, quando io sono andato in officina a dirgli, senti, da questo momento in poi il mandamento è il paese di San Giuseppe Jato, e ci sono andato contro la volontà
mia, però ci sono andato, l'ho dovuto fare perché sono stato incaricato di farlo. Ti ricordi quando mio padre voleva uccidere a Baio Rosario? Che cosa ha fatto? Cosa? Cioè io ero d'accordo, no? Non tanto, perché volevi che si sposava prima Sinella, la figlia. Dice dopo che si sposa la figlia, l'ammazziamo, questo hai detto tu. Sì, era d'accordo, no? Ah, era in quel momento no, perché si doveva sposare la figlia. E cosa ha detto mio padre? Ah, per cosa ha detto? O ci vai tu o ci vado io. Oh, cioè signor Presidente, queste reazioni mio padre le aveva. Nel senso che se non si faceva una cosa, cioè non si faceva ragionare, ci compare. Allora a quel punto io, pur può prendere come vuole, dice che mi stima. Signor Presidente, al contrario di quanto lui pensa, e che gliel'ho detto, non so se lo pensa, io lo difendevo perché il cemento non l'aveva pagato. Aveva aiuto un po' a destra e a sinistra. Sì, faceva qualche cosa perché non è che tutto lì regalava o lui metteva la pistola al petto alle persone. Gli davano aiuto e quindi lui non ne approfittava, se lo prendeva. Questi aiuti venivano sia dagli appalti, sia da questi piccoli comportamenti che a mio padre gli arrivavano in maniera distorta, cioè esagerata. E io cercavo di mettere sempre acqua sul fuoco. A un dato punto sono stato costretto a comportarmi, come ha detto lui, sono andato in officina. Da questo momento in poi il mandamento finisce. Di personale, io con lui c'era, il fatto della donna, cioè della sua, cioè il suo comportamento coniugale, lo sapevano tutti, non lo sapevo solo io come dichiarato, lo sapevano tutti, a mio padre gli andavano a raccontare i fatti, e io più di una volta gli ho detto finiscila. Poi me lo sono preso a caso personale quando è uscito fuori che il suocero andava in giro dicendo che sua figlia per uscire di casa diceva che veniva a trovare me. A un certo punto, fino a che la sapevo se l'avevo io e lui o qualche altro, la cosa era giusta. Però quando Pino D'Accorso, uomo d'onore, Luigi Saputo, di San Giuseppe Iato, cioè mi cominciano a dire guarda c'è questa situazione, io ho affrontato prima lui e poi ho affrontato direttamente lui. La cosa finì e questo era un fatto personale, cioè tra me e lui, però che non precludeva niente di Cosa Nostra. Il fatto di Cosa Nostra è che lui aveva questo rapporto extraconiugale per le regole di Cosa Nostra non esisteva. E io più di una volta gli ho detto finisci. Consiglio che lui non mi dava allora, cioè non mi dava, ascoltava allora. Quindi questa è la situazione che io ho dichiarato sempre. Tornando a questo discorso dei piccoli appalti, lei cosa ha da dire al riguardo? Costituì effettivamente un motivo di contrasto, di rottura? Il motivo di rottura non è vero e proprio questo, perché il discorso degli appalti piccoli erano liberi, e infatti suo padre dice sotto i 100 milioni, noi non cerchiamo niente, non chiediamo pizzo a nessuno, perciò sono lavori che possono andare liberi, che se li gestiscono pure gli artigiani, e se li gestivano loro, ma non che io gli dicevo, scusami un attimo, tu fai questo, tu fai quello, scusami un attimo, sei venuto tu e c'era un artigiano di questi che si doveva fare un lavoro, in questo momento non mi ricordo come si chiama, se era... il cognato di Piazza, mi sembra che era, che si doveva fare sto lavoro, ci sei andato tu e gli hai imposto di lasciare il lavoro perché lo dovevi dare a un'altra impresa e quello è venuto da me e mi è venuto a dire, dice, ma giusto è che sto lavoro dovevo fare io, e ci è venuto Giovanni e mi ha imposto di farlo fare a un'altra impresa. Io non so chi è questo di Piazza, onestamente al momento non me lo ricordo, non perché lo voglio negare, non me lo ricordo. Il cognato di Piazza, io come cognome in questo momento non mi ricordo come si chiama. Però non escludo che sia successo, però aspetta. Comunque scusi, lei gestiva effettivamente in qualche modo questi piccoli appalti, no, aveva no, delle cointeressenze, delle... Completamente, non mi interessava completamente. Signor Presidente, non erano interessi suoi per il personale, che escludiamo nella Capisco. Maniera più categorica. Erano che tutte le persone, essendo che c'era si era sparsa questa voce che lui dirigeva, questo non dirigeva, ci cioè metteva il buono, tu fai quello, fai questo, tu fai questo. Gestiva in qualche non modo. Gestiva, più che altro cercava di essendo che in un paese tu la voce si passava, possiamo chiamare a Monticciolo Giuseppe, possiamo, ormai quello è morto. Scusami un attimo, Monticciolo Giuseppe io non lo conosco, non l'ho mai visto. E l'ho visto mezza volta passare così e non so chi è. È venuto pure all'officina tua. Non lo so. Quando l'ho visto... Quando mi l'ho deve visto... scusare, non lo so chi è. Vabbè, signor Presidente, lo potete citare, il collaboratore di giustizia lo potete citare. Ma se c'era un via Crucis, disse finiscila, cioè finiscila. E pure io, perché non è solo per te. Si era creato un'atmosfera, c'è un via vai dell'officina. Siccome all'officina venivano persone o fuori, c'è qua...
succede un manicomio, c'erano momenti che l'officina era piena. Baldone, che stai dicendo che tu ti prendevi i soldi o avevi interessi personali? Mai ho detto questo. Io interesse personale e interesse a livello di sti a parte piccola. Le mani non ti veniva a rompere l'anima continuamente? Chi? Le mani. Le manne? Per che cosa? Per lavori. Per Piccoli, lavori. grandi, piccoli, grandi, No, quasi no, qualunque. mi ha rotto l'anima per lavori di. Come si chiama quel paese? Baldo, Di Saleme. te li E io ho rompeva fatto per. prendere un lavoro a Saleme, mi deve scusare? Gliel'hai fatto prendere? Sì, per Signor Presidente, un visto che lavoro piano grosso. piano comincia a. No, no, piano piano, ma stiamo parlando noi di appalti comunali, stiamo parlando. Là erano lavori di provincia, perché lui poteva prendere appalti di 4 milioni, 5 miliardi. Sì, ma era interessato pure a lavori piccoli, Baldo. Per suo figlio, Assolutamente. non lui direttamente, per suo figlio, che si doveva Da me. costruire, poteva aumentare la categoria, poteva aumentare il lavoro di importo, i certificati, aveva Scusami un bisogno di quello. attimo, in paese tu sai benissimo che ci conosciamo tutti. E infatti, ma. Venivano tutti pure perché gli faceva male la testa e a me non mi interessava e tu lo sai che non mi interessava. Questo è il Baldo, discorso. questo è un altro paio di maniche, però che venivano per il lavoretto e che ti venivano a chiedere per far ritirare a Caio, a Sembrone, e ti ho detto finisci, smetta di dire, non mi interessa. Mi deve scusare, tu gli devi dire qua al presidente il vero motivo perché tu ce l'hai con me. Eccola, dillo, io Ah, non lo so no, se tu lo. lo devi dire. Ma se Io, non lo siccome so. io ce l'ho a dignità, non te lo dico. Ma siccome tu non ce l'hai a dignità, diglielo. Senti qua, ti ho detto poco fa, ognuno di noi ha dignità, non so quale tipo di dignità tu riferisci, quindi ti prego, se hai problemi da dire, dirle. Io ti sto dicendo i motivi di rottura, io ho altri fatti di carattere, non so tu a cosa alludi o se hai No, qualche problema, cioè parla io chiaro, problemi io non te non ce l'ho nascondo, avuti mai io sto perché. dicendo il motivo per cui sono venuto in officina a dirti da questo momento in poi non sei più il reggente del mandamento San Giuseppe. Le lacune, le lamentele che arrivavano a mio padre erano queste. C'era questo fatto della villa in Concia da Ginestra, che tu dicevano che lui sta spendendo a destra e a sinistra, e io dicevo guardi che non è vero, e io ti giustificavo contro la volontà, cioè, ed ero messo pure in difficoltà io. E a quel punto gli ho detto guardi che lui il cemento non l'ha pagato. Sì, poi non è che tutto, in parte se lo comprava, se andava a comprare, lì si forneva pure gli inerti, che poi c'erano piccoli lavoretti, ma il grosso non l'ha pagato. I sbancamenti, li rifacevano, in parte li ha fatto Sine, in parte li ha fatto Limani, in parte li ha fatto Rizzo, i sbancamenti per questo lavoro. Che è cominciato che dovevo fare una casetta e poi si è allargato più di tanto. Guarda, il fatto che in questi giorni è venuto sui giornali, io già l'ho dichiarato in montante prima, che il tuo socio Scalici andava parlando a destra di questa villa mega galattica, e io a mettere sempre acqua sul fuoco, e questo era il fatto. E allora qualcuno diceva che Di Maggio si stava prendendo miliardi di soldi, vero? Non è vero, non l'ho mai detto, l'ho sempre giustificato dietro le quinte. Ci sono stati dei piccoli episodi in un momento di difficoltà che ognuno di noi abbiamo nella vita, è che sono venuti fuori. È l'unico caso che io mi ricordo, a parte questo di Modesto, che Sina dice aveva dato soldi a lui, questi soldi dovevano andare a Trapani e a Trapani non ci sono arrivati. E con Sino abbiamo sistemato il caso. Non so se Sino se lo ricorda meno, che quello di Modesto è un altro caso. Io di quello mi ricordo, Signor di Presidente, quel caso là. io. Un'altra cosa volevo chiedere, signor Brusca, lei poi con riferimento a questa definitiva rottura ha usato l'espressione, siccome io non ho mai forzato nessuno, lo mollai, lei ha parlato anche del fatto che il Di Maggio non la seguisse, non fosse disposto a seguirla per quelle vicende che voi gestivate ad Alcamo nel periodo della guerra dei Rimi. Mi chiarisca meglio questo concetto quando lei dice, quando io lo invitavo a venire con me, veniva senza problema, lo dovevo invitare, ce lo dovevo quasi forzare. Siccome non ho mai forzato nessuno, lo mollai. Mi Signor chiarisca Presidente, questo sì, punto. siccome io E poi quando. scusi, desidero sapere se lei riferì al Di Maggio la frase che le disse suo padre e ci dice che si continua a fare il E meccanico. questo poco fa, il fatto quando io gli dica di continuarsi a fare il meccanico, lui di mestiere faceva il meccanico, non lo fa più Lei usò perché. questa espressione, Sì, fu l'autore di questo messaggio? continua a farti il meccanico, il lavoro, cioè, non sei più reggente, non sei fuori famiglia, continua a farti il meccanico, cioè non ti interessare più farti dal mandamento, da questo momento in poi sei soldato semplice come tutti gli altri. La questione di Alcamo? La questione di Alcamo fu, siccome io prima di essere uomo d'onore e poi successivamente dopo con lui non avevo nessun tipo di problema, andavamo sempre di comune accordo e avevo problemi con te fino a quando c'è stato questo momento di rottura.
No, completamente. Ci dividevamo la qualunque, Sì. nel bene e nel male, cioè Sì. qualsiasi era il problema. No, no, non Oh. esisteva niente. A un dato punto, siccome io conoscevo lui, che quando si doveva commettere un fatto, cioè non dico che mi anticipavo, ma bastava che se c'era un problema, a un dato punto lui subito si rendeva disponibile e quindi partivamo. Quindi quando poi c'è stata questa rottura e c'erano così, doveva continuare a dare una mano d'aiuto agli alcamesi, e quando lo andavo a cercare vedevo che cioè non lo faceva più come una volta, cioè dovevo forzare, mi dicevano che aveva impegni, o lo dovevo andare cercando prima, non lo cercavo mai. A quel punto capii che non era più di gradimento, io non forzavo mai nessuno, quindi lo mollai sotto questo punto di vista, non che lo mollai per dire vai a quel paese, cioè non lo cercai più perché vedevo queste rimostranze negative che prima non aveva. Mi deve scusare, ma si sta parlando di Cosa Nostra, e parlando di Cosa Nostra, e tu a me mi dici di andare a commettere qualsiasi cosa, e io mi rifiuto. Ma dove mi vengo a trovare? Ma perché io ti ho detto che non ti sei cercato, tu ti sei rifiutato, io ho visto il E tuo. allora dove sta il problema? E siccome io ho capito dopo cosa significava essere uomo d'onore, e l'ho capito bene, e significava rifiutarsi a pelle, e tu lo sai. E allora a quel punto non mi potevo rifiutare nessuna cosa, e quando tu a me mi cercavi io ero sempre disponibile. Ma perché, Ah, scusa, signor Presidente, ma io ho detto che io il l'ho chiesto, discorso. signor Presidente, io ho detto che l'ho invitato e lui mi ha detto no. Io ho visto un comportamento secondo le mie, e Scusa. siccome io avevo scelto, non ti ho cercato più. Ma io ho detto che tu ti sei mai rifiutato, ho visto il comportamento È un po'. stata la volontà vostra allora, non la volontà mia. Il discorso è Signor questo. Presidente, ma Io io ho gli ho detto che sentito Di dire al Maggio si è Presidente. rifiutato mai in Scusa, quanto. sostiene che lei aveva delle remore in sostanza, che aveva delle, non lo seguiva con lo stesso, con la stessa disponibilità di prima. Questo Sì, signor è il Presidente, concetto. l'ho capito e io gli ho risposto, e gli ho risposto giusto, nelle regole di Cosa Nostra. Gli ho risposto troppo giusto. È un ordine e la legge, là. Punto e basta. Si doveva fare. Allora, io vorrei chiudere, almeno per il momento, per quanto mi riguarda, questo capitolo dei vostri contrasti, poi non so se i difensori o il pubblico ministero vorranno tornarci sopra. Venendo poi più specificatamente alla fase, al processo che ci riguarda, e in particolare alla fase preparatoria, il primo punto di contrasto che abbiamo rilevato nelle vostre dichiarazioni riguarda la questione del vetro blindato, perché il signor Brusca ha sostenuto che, che lei, il signor Di Maggio, si sarebbe assunto l'incarico di costruire un telaio per un vetro blindato per poggiarlo a terra che era stato procurato da Madonia Antonino a Napoli. E furono effettuate delle prove di sfondamento con un Kalashnikov in una cava presenti il Brusca, il Di Maggio e Madonia Antonino. Si trattava di una cava intestata al padre del Di Maggio. Lei, invece, signor Di Maggio, dopo un'iniziale negazione di questa circostanza, probabilmente dovuta a cattivo ricordo, a contestazione, a sollecitazione del pubblico ministero, ha poi ammesso questo episodio. Però vi è un contrasto nel senso che lei ha ricordato, ha riferito soltanto una prova di sparo incontrata da Musi, che secondo Brusca invece è un episodio successivo, è una seconda prova, mentre lei non ha fatto alcun cenno, anzi ha negato di avere in qualche modo partecipato a questa prova di sfondamento che si sarebbe verificata precedentemente, forse il giorno prima, in una cava. Desideravo sapere se sul punto avete da muovervi delle contestazioni. No. Il discorso è questo, che lui e ti deve riguardare bene, incontrata da Musa. Hai provato un fucile di precisione col cornocchiale in questo vetro blindato che mi hai fatto fare con un cavalletto appoggiato con Ma un'altra. scusi un attimo, signor Di Maggio, l'episodio sul quale io contavo di tornare, allora si riferisce a questo, a questa prova di sparo. Lei ha parlato di un fucile 308 e Sì, di una un prova di sparo fucile. in occasione della quale il Brusca si sarebbe ferito ad un sopracciglio perché il No, questo è cannocchiale. un altro Ah, è un discorso. altro È un episodio. altro Allora discorso. continui. E allora, a questo punto abbiamo provato questo fucile, l'hai provato tu mettendolo in ginocchio di qua a là, a distanza poteva essere, incontrata da Muse, che ha sfondato il vetro alla miniera quella di. Non, Cancello, dal cancello. eh? No, alla miniera che ci ho messo dietro io il vetro blindato, è andato a finire il proiettile dentro il muro, se ti ricordi, incontrata da Ha Muse. fatto angolo e è andato fino all'altro cancello di fronte. Non lo so dove è andato a finire.
Non lo ricordo benissimo. Successivamente siamo andati nella proprietà di Peppa Agrigento. Questo è nell'87. E in quel periodo si sono provate due fucili con i cornocchiali che si sparava delle bombole piene di gas. Un M16 e un Kalashnikov. Altre prove, noi. Altre prove, no. Ti ricordi? Era un M16. No, io sto dicendo due fucili con i cornocchiali. Io ti dico quali erano i fucili. M16 e un Kalashnikov, te lo ricordi? E l'abbiamo provato da Peppe Agrigento. Perfetto. Giusto? E famo questi fucili. È un 308, 3 e basta. E queste sono le uniche volte che ti ho visto provare e abbiamo provato questi fucili. Lei conferma invece la presenza del Di Maggio in quella prova di sparo che avete fatto in una cava? Agrigento. Perfetto. Giusto? E famo questi fucili. È un 308, 3 e basta. E queste sono le uniche volte che ti ho visto provare e abbiamo provato questi fucili. Lei conferma invece la presenza del Di Maggio in quella prova di sparo che avete fatto in una cava, che è precedente, secondo il suo assunto, secondo il suo racconto, alla prova successiva di Contrada d'Ambrosi? Sì, confermo. Sono sì. Stato chiaro? Sì, sì, confermo. Lei invece non ricorda, no. Esclude? No, escludo completamente. Categoricamente? Sì, sì. Lei ha anche aggiunto un particolare, se non ricordo male, anzi ne sono certo, che nella prova di sparo che avete effettuato, nella prima prova nella cava, e credo che sparò lei, se non ricordo male, non il vetro andò in frantumi e che la seconda prova fu fatta su un vetro già frantumato. In quell'occasione sparò suo padre, credo. Su quello, le spiego subito. Come lei già poco fa ha detto, che Di Maggio negava questa cava, poi alla cava successivamente l'ha confermata, che l'abbia aperto io, ora non ha importanza, comunque la cava c'è ed è, credo che sia attualmente visibile. È un, no cava, è un più che altro materiale di rifiuto che chiamiamo cava, però abbastanza grande, che si è fatto un bel buco in questa montagna, quindi si poteva andare a fare provare per attutire un po' i corpi. Questa cava è della proprietà di suo padre, ma il terreno è suo. E allora a forza davanti a questa corte, a forza esiste, poi lui in un momento di rabbia ha detto sì, vero, cioè la cava l'ha fatto Giovanni Brusca con Randazzo, e la cava effettivamente l'abbiamo adoperata inizialmente io e Randazzo ai tempi dello scorrimento veloce, e poi nel tempo è stata adoperata da altri, ma si è fatta una grande, quindi si doveva provare questo vetro, e siamo andati io, lui, Antonino Madonia, con questo telaio che lui aveva costruito con questo vetro integro, a provarlo, e ci siamo andati con il Kalashnikov. Dopodiché, avendo finito questa prova, siamo tornati in Contrada d'Ambrosi, Antonino Madonia se ne va, mio padre ed io, e lui, abbiamo preso questo vetro già frantumato, prende un fucile, abbiamo preso un fucile, un 308, e provo io, e mio padre pure, che spara, mio padre che non aveva mai sparato con questo tipo di fucile grosso, spara, al momento in cui spara, sfonda il vetro, questa lamiera che io non mi ricordo, va a scardinare il pilastro del cancello, e credo che sia ancora là, ha preso l'altro cancello e ha fatto un buco nel, guarda caso, neanche se è fatto apposta, nel cancello di questo vellino di fronte. Non so se è stato sostituito, comunque se è ancora là si può andare a vedere. E ci siamo messi a ridere per dire mai cosa stai combinando. Siamo io, lui, mio padre e Salvatore Lazio, che era sempre presente, che era il custode del terreno. Quindi non si ricorda di questa prova del vetro col Kalashnikov, signor Presidente, io cosa posso fare? No, quando completamente, detto... l'unica prova che abbiamo fatto noi sul vetro blindato, e poi sono andato a distruggere il vetro blindato, che l'ho distrutto io. E non lo sapevo io. Ho distrutto io il vetro blindato. E lo possiamo pure andare a trovare dove, perché non lo potevo distruggere e l'ho buttato in un posto e l'ho coperto. Non lo sapevo, signor Presidente, questo io non lo sapevo. Non lo l'unica dichiarato. Prova che noi abbiamo fatta a Giammuse, in presenza di tuo padre, Salvatore Lazio, e c'era qualche altra persona che signor non mi ricordo. Se Di Maggio dice di poter essere in condizione di poter recuperare questo vetro, potete accertare se in quel vetro c'è stato un solo sparo o più di spari. Altra cosa, il Di Maggio era consapevole delle finalità di queste prove?
Signor Presidente, io come ho sempre dichiarato, non ricordo di averle detto, ma il nome, che dovevamo uccidere un magistrato, che dovevamo fare un'operazione grossa, sì. Lei cosa ha da dire al riguardo? Quando avete fatto queste prove, quella prova di cui lei ha ricordo? No, completamente. Non sapeva qual era la finalità di questa... Sì, perché a parte tutto per andare a fare un certo tipo di lavoro, un omicidio, sono stati coinvolti come prime persone loro, perciò questa confidenza a me non me la davano, mi davano la confidenza al punto di dire prepara questo vetro, prepara questa cosa, prepara quell'altra cosa. Poi mi parli della confidenza di Antonino Madonia. La confidenza me l'ha dato tuo padre, scusami, la confidenza del tuo padre a me me l'ha data quando Totorrina l'aveva con te. Vabbè, non sa perché l'aveva con te, dottorina? Te l'ha data? Perché ti fregavi i soldi dalla cantina? Va bene, ma te l'ha data? Oh, però a quel punto dice mio figlio Giovanni così è malandrino. Ma te l'ha data? Sì, dopo. Dopo me l'ha data. Dice Giovanni è andato a mettere la macchina sotto la casa di Chinnici e Nino Madonia ha schiacciato il telecomando. Però sta confidenza tuo padre a me me l'ha data... prima di essere arrestato nel 95, quando Rina se n'è dovuto andare da Muse con tutta velocità, perché in quel periodo già c'era una certa fiducia nei confronti di tuo padre e i miei confronti. All'inizio tutta questa fiducia non c'era, era un uomo d'onore semplice e basta. Giovanni, te l'ha data. E tu sai, a certi livelli le confidenze si danno alle persone più strette. E chi eravamo in quel periodo? In quel periodo tu a me la confidenza non me l'hai data completamente. Non te l'ho data. Perché, e te l'ho detto, se sei un uomo e deve dimostrare di essere un uomo. Cioè, scusa. Mi deve scusare. Scusa un attimo. Io devo fare una prova di un vero blindato. Devo fare una prova così delicata. Cioè, non mi fido di nessuno, mi fido solo di te. O tu ti fidi di me. Ti dico di crearmi un telaio, ti dico di crearmi una cassetta di ferro. Cioè questa cassetta di ferro me la dovevo fare per metterci i soldini, non lo so, per far salvadanaio. Mi deve scusare. C'è questa confidenza che poi quando succede un fatto automaticamente si capisce a che cosa si serviva. Quindi lo devo capire io. Lo devo capire io. Ma io ti sto dicendo ma tu non mica mi hai detto che serve questa cosa per questa cosa. Tu signor non me l'hai 101% detto. Non posso dire che se gli ho fatto il nome dottor Chinnici, però... L'unico che mi dava appoggio in quel momento storico è che io preparavo quelli che erano i miei compiti per commettere un fatto gravissimo, era Di Maggio Baldassare. Dicendo che in realtà non conserva il ricordo se gli fece il nome del magistrato. Il nome non lo ricordo, che dovevo ma gli parlò di un progetto omicidiare nei confronti di un magistrato? Sì, dovevamo fare un fatto criminoso. E quando lui criminoso o un fatto criminoso nei confronti di un magistrato? No, un fatto importante di un magistrato, non mi ricordo il nome, non sono sicuro di avergli fatto il nome o meno. Però... E lei non gliel'ha mai fatto il nome? Questo non ricordo riguarda tutta la fase preparatoria o successivamente glielo disse in qualche modo? No, per mia abitudine gli posso dimostrare qualche altro fatto. Dopo un fatto, qualsiasi fatto, io non ne parlavo più, cioè per me era come tomba, cioè non ne parlavo più di un fatto già passato, cioè ritornarci sopra o si doveva essere per un ricordo qualunque, però non, una volta fatto non ne parlavo più. Però... Signor Presidente, lui è che era a conoscenza di quello che io stavo facendo e di quello che si doveva fare, questo 100%. Senta, lei ha collocato questa prova del vetro blindato in che anno, in che periodo? 5, 6, 7 giorni prima del... 5, 6, 7 giorni prima, un bel periodo prima dell'assaggio del dottor... Invece quando poi riprendete il discorso con la cassetta e la bombola di cui parleremo, lei sul punto disse a Di Maggio qualcosa in ordine alle finalità di questa attività preparatoria o anche allora si mantenne sul vago? No, togliendo il fatto se gli ho fatto il nome o meno, tutto il resto lui era a conoscenza di tutto. No, dico, tra la prova di sparo contro il vetro blindato, che se non ricordo male lei colloca in alcuni mesi prima della strage, poi quando riprendete il progetto perché cambiate le modalità esecutive, passano alcuni mesi. Sì. Lei riprende il discorso, i contatti con Di Maggio... Quindi c'è il discorso della cassetta di cui poi parleremo e della bombola. Ecco, in relazione a questo incarico, lei che discorsi ebbe col Di Maggio? Circa le finalità di questa richiesta di collaborazione tecnica, diciamo. Che si era rimesso in moto questo argomento e quindi si doveva preparare questa cassetta perché si doveva commettere questo attentato. Abbiamo provato l'esplosivo, abbiamo riempito io e lui la bombola di gas, c'è di gas, c'è svuotato. Fermiamoci un attimo, sulle finalità, lei cosa ha da dire?
Ma sulle fetali. Anche in relazione a quello che accadrà dopo alcuni mesi della bombola. In relazione al seguito della bombola, io ho preparato la bombola. Nulla le fu detto? E nulla lei chiese? Mai completamente. Perché non si doveva chiedere? E lui lo sa che non si può chiedere. Non si può chiedere. Non si chiede perché cioè, automaticamente stiamo preparando un fatto eclatante. Ma automaticamente che cosa? Io automaticamente posso entrare nel tuo cervello per sapere quello che stai preparando. Ma questa regola di Cosa Nostra, di questa particolare riservatezza che vi era anche tra due uomini d'onore, era una regola assolutamente inderogabile, o quando si trattava di due soggetti così legati come voi dal punto di vista operativo, qualche volta veniva derogata? Cioè, lei non ha mai chiesto a Di Maggio a che cosa deve servire questa cosa, dove dobbiamo andare? No, signor Presidente, mai, non mi sono permesso mai, né a lui e né a nessuno, chiedere quello che si sta facendo. Uno, a volte, pure per... L'unica cosa che si diceva, se accompagnava una persona o in qualche posto, l'unica cosa che si diceva, se hai bisogno di me, dice no, ti saluto e me ne vado. E c'è questa frase, tu la sai dire, giusto? Eh? Cioè era normale che tu dicevi, hai bisogno di me? Sì. Signor Presidente, scusi, sono l'avvocato di Conti. Ai fini della trascrizione, nella domanda introduttiva che lei ha posto, rivolgendosi al Di Maggio, ha detto, lei ha mai chiesto al Di Maggio... Al Brusca. Sì, però poi il trascrittore sì, potrebbe... forse ho sbagliato. Quindi va bene, queste sono le vostre posizioni. Un altro passaggio cronologico riguarda... Chiedo scusa, signor Presidente, cioè, ha capito le parole che ha detto Di Maggio, nel senso, tu hai bisogno di me, se c'è bisogno sono a disposizione, dopodiché me ne vado, cioè dopodiché io me ne vado, non so qual è il fine. Il fine qual è mio. Scusa, tu come uomo d'onore non lo sai, in qualsiasi Parlando col Presidente, non sto parlando con te, scusa. Signor Presidente, siccome quando noi siamo arrivati da Gammicchia, quando siamo scesi dalla macchina, lui come di consuetudine, quando siamo scesi siamo arrivati che lui mi batteva alla strada, dopodiché scendo dalla macchina, c'è bisogno di me, gli ho detto no, non c'è bisogno, te ne puoi andare. Cioè, nel senso che lui queste parole le diceva sempre quando c'era di bisogno o c'era qualche cosa. Non sono parole che mi sono inventato, che non si usavano con tutte le persone d'onore, pure che andavi fuori paese in un'altra famiglia, glielo dicevi sempre a chiunque. Era una cosa che si usava, no? Sì, e siccome io ho detto quello che tu mi hai detto, però l'ho detto in quest'aula. Che tu, nella tua coscienza, vieni a dire a me che io ero al corrente di questa faccenda, è assurda. Perché tu a me sì, mi davi la confidenza di che? Preparami questo, fammi quello, fammi quell'altro. Ti ho chiesto mai niente io. Ti ho chiesto mai niente, a che serve, a che non serve, qualsiasi cosa, non te l'ho chiesto mai. Baldo, ma nel momento in cui eravamo assieme per commettere una cosa, che motivo avevo di tu o di chiedermi o di dirtelo? Quando poi partecipavamo... Allora scusa, un momento, qual è il motivo che tu me lo dovevi dire? Scusami, se quel giorno dicevo avevo bisogno di te, veniva assieme a me, cioè c'era motivo di spiegarti che cosa dovevamo fare, che già avevamo lavorato per commetterci, la bomba, il vetro, c'è tutto quello che c'era da fare. Se dicevo vieni assieme a me perché abbiamo dei bisogni, cioè non saremmo continuati. Siccome si è ritenuto opportuno che il tuo lavoro finisse in quella situazione, però tu sapevi che io stavo commettendo un fatto grave, si trattava di una strage che dovevo andare a commettere, dovevo partecipare, perché poi il resto tu non lo sai più, però sapevi che io dovevo partecipare a una strage, sapevi quello che io stavo andando a fare. Onestamente, come gli ho sempre detto, non mi ricordo di aver fatto il nome Chinnici o meno, però di quello che io stavo facendo lui ne era a conoscenza. Comunque di questo poi ne parleremo, perché sul punto ci sono dei contrasti, quindi perché ci torneremo poi. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni e del fatto che il Di Maggio continua a sostenere di non avere mai avuto consapevolezza di questo progetto e dell'obiettivo. Un altro passaggio riguarda la prova con la rice trasmittente. Io sul punto vorrei che lei preliminarmente mi chiarisse un passaggio, perché non mi è chiaro. Se cioè il Di Maggio fosse presente a questa prova, perché lei parla di Madoni Antonino, parla di Lazio, parla di Gambino, parla di Gangi, e poi a un certo punto c'è una domanda del pubblico ministero, lei ha detto che erano presenti Giuseppe Giacomo Gambino, Raffaele Gangi, lei risponde sì, poi la dottoressa Palma dice poi ci ha parlato di Nicolò Lazio, poi lei dice da Salvatore Lazio, Salvatore Lazio, Di Maggio. Poi lei a un certo punto dice Di Maggio, io e mio padre. Ecco, sì. Vorrei che lei mi chiarisse una volta per tutte se Di Maggio era presente o meno a questa prova della rigida trasmittenza. Sì. Lei? No. Lei ha già risposto negativamente sul punto, ha detto di non avere mai partecipato. Completamente. Io gli posso spiegare pure i motivi. Io
risentimento, mi deve scusare, risentimento ai tuoi confronti. Sì, un momento di rabbia può venire a chiunque dire ti ammazzasse, può venire. Ma tu hai preso pure le misure per ammazzarmi. Hai preso le misure, hai fatto venire a controllare la strada a Bologna, che io ero in un processo, che stavo testimoniando in un processo. Sei venuto a farmi prendere le misure, perciò tu ce l'hai con me. E il motivo io non lo so. O non lo voglio sapere. Cioè, ma quando io ho fatto venire a prendere le misure, tu che cosa eri? Eh? Quando io sono fatto venire, cioè il periodo dobbiamo dire, signor Presidente. Ero collaboratore di giustizia. Ero collaboratore di giustizia. Sì, collaboratore stavo di giustizia. Accusando un sacco di persone. Eh? Stavo accusando un sacco di persone. Giustamente, non ho sbagliato, giustamente. Ma giustamente. Aspetta, io ero un mafioso. Sì. Oh, e cosa potevo? Ti potevo battere le mani, cioè ti portavo il caffè, non lo so, cosa volevi? No, ma siccome questo risentimento c'è stato da sempre. Come? Mi deve scusare. Signor Presidente, non so cosa c'entra questo con il... C'entra, perché c'entra? Perché tu mi vuoi accusare, mi vuoi coinvolgere in fatti che io non so. Perché se li saprei, le avrei ammesse prima che tu oggi mi vieni a contestare qua. Io le avrei ammesso prima, come tutte le mie dichiarazioni. Ascolta. Che io in 6 mesi, mi deve scusare Giovanni, in 6 mesi... Io ho dichiarato tutto, tranne magari qualcuno dimentica, qualche dimenticanza c'è, mica possiamo avere tutto nel computer. Ma è umano. Però ho dichiarato tutto, per filo e per sé. Questo è il punto. E se io ero coinvolto, mi deve scusare, in qualsiasi strage, in qualsiasi cosa, io l'avrei ammesso. Come abbiamo accompagnato allora la prova a polvere da sparo, a Osha Martin, che ci hai portato a Vincenzo Milazzo. E questa è una bella calunnia, bella e buona. Ah, questa è una calunnia, bella e buona. Dichiara un'altra volta quello che ha dichiarato in... dichiara cosa hai detto già in questa alla presenza della Corte. Che cosa ripetilo. Che cosa ho detto? Ripetilo. Un giorno è venuto in officina e mi ha detto battimi la strada fino a Partinico, vicino a Partinico, Osha Martin. Signor Presidente, ha scoletto. Sì, mi dica. Non sentite? Non si sente l'audio. Ma la voce di tutti o la voce di qualcuno in particolare? Di tutti. Il modo della sua si sente benissimo. Vogliamo vedere se c'è qualche problema. Purtroppo queste interruzioni nei momenti dialettici, ma allora stavamo parlando di questo. Stavo parlando di questa prima dell'attentato di Chinnici. Io purtroppo come data non mi posso. Parli più forte. Come data non mi posso tanto orientare il periodo che è stato. Prima della data, cioè prima della strage Chinnici? Eh? Prima della strage Chinnici? No, dopo la strage Chinnici. Ah. Mi sembra sia stato nell'84, prima di arrestarti. Prima di arrestarmi? Sì, i giorni prima di arrestarti mi sembra. Perfetto. In quel periodo, perché abbiamo portato la polvere da sparo a Vincenzo Milazzo, gliel'hai consegnata, tu hai alzato il cofano e hai detto, e Vincenzo ti ha risposto, dice, questa sola hai trovato, dice, questa ho trovato, polvere da sparo. E successivamente, se tu sei stato arrestato in quel periodo, comunque io ero con tuo padre a Damus, che era l'orario di mangiare, stavamo quasi mangiando, è arrivata la notizia sul telegiornale, infatti tuo padre ha buttato un salto, dice Vincenzo ce l'ha fatta. Quale notizia, scusi? La notizia dell'attentato a Chinnici, a Carlo Palermo. Perciò quella volta sei venuto in officina, è venuto così, battimi questa strada fino a Chiamartano. Arriva ogni bivio, arriva, ritorna, vede se c'è posto di blocco o no, e andiamo. E fino a Chiamartin l'ho accompagnato.
Questo è l'unico episodio al quale lei aveva già fatto riferimento quando dichiarò che l'unica volta in cui gli aveva battuto la strada in un trasporto di esplosivo c'era una destinazione Partinico, io ricordo sì, che lei sì. parla di Partinico. Sì, sì. È lo stesso, parliamo dello stesso episodio. Sì, sì. Venendo poi alla, sempre ai fatti che ci riguardano più da vicino, lei conferma di avere dato incarico al Di Maggio di preparare una cassetta? Sì. Lei ha sempre negato questo fatto, ha solo parlato di una bombola. No, la cassetta io... Anche la cassetta? Sì, l'ho dichiarata la cassetta. Signor Presidente, allora forse ricordavo male. Dato l'audio? Sì. Solito problema? Sì, è vero, anche lei aveva messo la cassetta. Sì, sì, solito problema. Per quanto riguarda invece la bombola, vi è una notevole disparità di vedute, per così dire, di narrazione nel vostro racconto, perché il Brusca sostiene di avere appunto dato incarico di preparare questa bombola che poi avreste riempito assieme, mentre lei ha detto cosa diversa, lei ha parlato di un'attività di Colflex, lei avrebbe segato questa bombola, ha parlato di... Oh, yeah. Lo posso spiegare, signor che Presidente. Il Brusca le diede anche delle indicazioni come doveva essere preparato, parlò sì. di un dado, parlò di un asse che veniva messa sì. all'interno, mentre lei ha sempre negato di avere mai partecipato ad un'attività di riempimento sì, sia del contenitore della scatola che di questa bomba. Lei invece non ha mai fatto cenno a questa indicazione specifica di modalità esecutive con le quali doveva essere preparata la bomba, non ha mai parlato di un'attività di segare questa bombola, di mettere un dado, ha semplicemente parlato di uno svitamento del congegno che viene utilizzato per il passaggio del gas e di un riempimento con un imbuto, attività che il Di Maggio ha decisamente negato di avere mai fatto. Ecco, io vorrei che sul punto... Chiarisco, se mi vuole. Muoveste delle contestazioni se ne avete. Chiarisco, io quello che racconta Di Maggio non ha niente a che vedere con la strage Chinnici, che quella era, avevo visto in possesso a Salvatore Rino una bombola formato segretè, cioè nel senso che era tagliata quasi a tre quarti con il cappello di sopra, all'interno avevo visto un asse saldato all'interno con una vite che poi andava a tenere fermo il coperchio. Gli posso fare pure un disegnino? Scusi, in che epoca siamo e ci chiarisca meglio questo? Io questa bombola in queste condizioni l'ho visto nell'82, sono andato a ritirarla a Palermo in mano a Paolo Anselmo, cioè no Paolo Anselmo, Rosario Anselmo, zio di Francesco Paolo Anselmo. Salvatore Rina, questa qua ci metteva lui documenti, pistole, c'era una specie di segrete. Allora io avendolo visto ne volevo fare una simile. Solo questa volta in diverso c'era, invece di vedere il dato, che uno se ci stava attento si ricorgeva che quel dato non poteva funzionare. Quindi io volevo che si ci mettesse oltre al lasso, invece del dato, che si veniva completato con il solito rubinetto per essere invisibile. Parlando con lui dico se potevamo realizzare questo fatto. Quindi lui ha tagliato questa bomba, gli ha fatto questo, però non è venuta per come io volevo. Tant'è vero che poi lui dice questo è pronto, gli ho detto butta perché non mi piaceva, non serviva più. Che cosa diversa per la strage che nisce. Non mi è chiaro questo passaggio. Quindi lei diede effettivamente incarico di preparare una bombola che fu segata. Perfetto. Ma non ha nulla a che vedere con non la strage. A che vedere e quello... in che epoca siamo? Ma siamo lì 82-83, signor Presidente, cioè in quella ma storia. Ma prima della strage Chinnici? Ma sicuramente, non è... può essere prima, dopo, però può essere che l'abbia detto prima, non lo escludo, però il fatto è vero, che non ha niente a che vedere cioè, questa bombola con la strage Chinnici, perché con la strage Chinnici le abbiamo tolto solo la valvola, cioè per aprire e chiudere, e poi con un buto piano piano l'abbiamo riempito. Cosa diversa di quella che poi ha... E io sul punto, non l'ho, la bomba... Non lei l'ho... non ne ha mai parlato di questo fatto? Ma non c'era motivo di parlarne perché per me era un'altra cosa, non so se sono state chiare. Cioè per me era un fatto che non aveva niente a che vedere. A che cosa doveva servire questa bombola di cui lei ha parlato e che poi fu buttata? Un segreto, nel senso che si apriva, si ci nascondeva una cosa, si chiudeva, la potevano mantenere tranquilla e nessuno, una forza di polizia o chiunque vedeva una bombola di e gas. E quanto tempo prima della strage lei diede incarico? Ma signor Presidente, sono stato un anno, 6 mesi, 7 mesi, 5 mesi, non glielo so dire perché non ci sono andato attento, era una cosa di normale amministrazione. Però il fatto esiste, cioè nel senso che gli ho dato l'incarico di tagliare questa bomba, che non ha niente a che vedere. Io, per essere sul punto, la bombola di gas non l'ho adoperata solo in quell'occasione. Io la bombola di gas, nelle stesse medesime condizioni, l'ho adoperato in altri attentati. Se vuole l'elenco.
Non so se sono stato chiaro. E c'è pure qualche collaboratore di giustizia che ha visto un'altra simile, cioè nel senso che gli abbiamo tolto il rubinetto e l'abbiamo riempita. C'è quella che parla lui, è perfetto, preciso. Ma non ha niente a che vedere con la strage che dice, se no significava cioè, riempirla, poi ci dovevo mettere il dato come ci facevo il detonatore, come ci l'esplosiva. E poi la pressione che serviva, cioè non, in quelle condizioni non poteva servire più. Quindi si tratta di un episodio diverso quello Diverso da al quello, io lo confermo totale, non mi ricordo il periodo preciso, quale. però. Senta, ma lei dopo quanto tempo disse al Di Maggio in relazione a questa bombola che poteva anche disfarsene perché insomma non era stata fatta bene, Signor non era Presidente, utile per l'uso al quale lei aveva pensato? ma sarei stato in officina un bel po' di tempo, a un dato punto parlando per dire butta perché non mi piace, non serve, però non gli so dire quanto tempo prima perché non era un fatto che mi interessava particolarmente. Siccome sul punto non sono stato mai interrogato perché non ha niente a che fare con la strage questo particolare, almeno per i miei ricordi.